Buongiorno dal Salone del Risparmio, siamo qui con Luca Giorgi, Head of Sales Italia e Grecia di BlackRock, a cui chiediamo come è cambiato negli ultimi mesi il contesto di mercato. Abbiamo vissuto un 2018 con un gennaio buono, positivi, con una crescita che è continuata rispetto a quello che è stato il 2017. Da febbraio abbiamo iniziato a vedere più volatilità sui mercati, soprattutto sul mercato obbligazionario, con un ritorno all'inflazione, soprattutto sul mondo americano. Questo ha portato quindi a un rialzo dei tassi di interesse e questo scenario di inflazione ha preoccupato un po' soprattutto gli investitori obbligazionari. Lato azionario, sicuramente tema Facebook e tecnologia, che ha aumentato la volatilità dei mercati azionari. Rimaniamo comunque positivi sulla crescita in Europa e negli Stati Uniti, preferiamo in questo momento gli Stati Uniti, ma sicuramente i mercati che sono più volatili. Dobbiamo attenderci un trimestre diverso rispetto a quello che è stato sicuramente il 2017. Ecco, in questo contesto quali soluzioni ha studiato BlackRock per sfruttare al meglio le opportunità? Abbiamo recentemente lanciato in Italia una nuova gamma di soluzioni che si chiama Universe, che è una gamma di soluzioni nata proprio per andare incontro a questi mercati più volatili. Quindi sono dei fondi di fondi, sono 6 soluzioni disponibili sul mercato italiano. Oltre a queste soluzioni a delega ci piace senza dubbio il tema dei GMI, quindi Global Multi Asset Income, e al 5% il prodotto che ha avuto molto successo durante il 2017 abbiamo aggiunto quest'anno anche un GMI 7%, quindi un high income per avere una cedola un po' più importante. Ovviamente quando andiamo a comprare questo tipo di soluzioni con un ritorno anche interessante dobbiamo aumentare quello che è l'orizzonte temporale. Per quanto riguarda la componente obbligazionaria, considerando questo rialzo di tassi di interesse, preferiamo andare diciamo a un constraint, quindi su strumenti flessibili, e quelli per antonomasia conosciuti sul mercato italiano da parte di BlackRock sono Figo e FIS, che stanno facendo molto bene, che possono andare corti di duration e possono quindi andare incontro a una fase di rialzo da parte dei tassi di interesse. Grazie mille. Grazie a voi.